E bentornati e benvenuti su GoItalia. Una nuova serie che avrei voluto portare già da un po' di tempo fa, ma ci sono stati tantissimi titoli che sono usciti. Questo ce l'avevo in schedulazione, insomma il tempo purtroppo non mi ha aiutato, bensì... Non so cosa sia tutto questo, ma non voglio scoprirlo. Mi ha comunque permesso, insomma, di finire tantissimi capolavori anche su PS5. Adesso siamo su PC, siamo su una 3080 Ti. Non so cosa sia tutto questo, ma non voglio scoprirlo. Non so cosa sia tutto questo, ma non voglio scoprirlo. Questo è deciso. Ci abbiamo detto che togliamo tutto. Ok, conferma. Costa. Senza indugi. La speranza che sia un bel gioco. Fra l'altro localizzato finalmente in italiano. L'avevo comprato al Day One. Non mi aspetto sto capolavoro. Disse, se avessi voluto piangermi addosso, sarei rimasta con tuo padre. Un bel salto, eh? Lascia che ti aiuti. Ci penso io. Subito eliminato il personaggio? No, tutto a posto. E con questa fanno tre. Cosa? Ma dai. Tre volte ti ho salvato la vita. Il buco del lavandino, il piede. Cosa? Saresti morto se io non avessi imparato a medicare morto. Le ferite. Morta. Bene. Due volte allora. Il buco del lavandino e questa. Ehi, vediamo. Lascia perdere, non è niente. Ehi, sto bene. Forza, tirati sulla manica e ammetti che siamo già amiche. Questa non è una missione. Vediamo. No. Oh. Sta peggiorando. Ah, vedi? Senti, non è rotto e non sanguina. Si calmerà. È sempre così. A parte qualche riferimento strano The Last of Us, ma non è necessariamente, voglio dire. Ok, non è The Day Before. Questo è certo. Hai presente il Polo Nord? La vecchia fiaba. Fatemi sapere se vorreste magari un personaggio maschile per questa run. Tutti hanno cibo e acqua fresca, tutti stanno bene. E questa sembra una veramente favola. Mi sembra probabilmente cose sono solo di un paio base, di persone attempate rintanatesi sottoterra. Spero solo che abbiano delle provviste da scambiare, altrimenti non dureremo molto qui. Pensi che la gente vivesse davvero in questo modo? Non saprei. Non so cosa ci sia in quel dannato Fulton's Original Blend, ma non ho mai visto nessuno tanto allegro. È una roba abbastanza buona. Che succede? Ok, vedo che... Okay. Mi piace che ci sta la mappa. Bene, molto bene. Il pop mi sembra abbastanza buono. Non so se sono 70 gradi, 80 gradi, ma comunque mi sembra buono. Attenzione che lei ha aperto da sola la cosa. Chiusa, fantastico. Ah, ok. Non possiamo più tornare indietro. Non c'è nessun luogo dove andare. Deve esserci un altro modo per passare. Ok, penso sì, qua. Bene.
qua. Era ora? Ci hai messo tanto? Sì, un pochino sì, beh. Mi ricordo veramente della Stovaz, le atmosfere, sì. Anche i colori. La musica. Che è successo a questi poveri bastardi? Non so se è una cosa positiva, cioè sinceramente. È molto più action, sì, però. Niente sprechi. Mettitelo su quella cavolo di caviglia gonfia. A me non serve. Ehi, dai. Allontaniamoci da qui, Cotto. Abbiamo pure mangiato qualcosina. Vuoi una mano? Ah, bella. Sono qui. Guarda, stavo già qua. Attenzione. 3, 2, 1, vai. Quick time. Non lo so, no, ok. Non so, bisogna farci un po' l'abitudine. Fermerete è abbastanza elevato. L'ho cappato a 60 per poterlo far vedere bene. Poi vediamo. Che schifo. Ancora più schifo con un contorno di broccoli. Vabbè, qua è molto molto chiaro. Lo diceva sempre la mamma. È molto chiaro i riferimenti al corti pops, come cacchio si chiamava. Eccoli. Bel colpo. A proposito, quello non conta. So che anche multiplayer saremo a vedere. Vabbè. Purtroppo. Già so che i giochi che non ho portato non ce ne sarà nessuno che mi farà gridare il miracolo, anzi. Confermo le scelte che ho fatto. Vabbè, sì. Però questo comunque è un buon GDR. C'ha tante dinamiche. È italiano. Tutto in italiano. Bene. Mi premiamo. Lavoro di doppiaggio che è stato comunque fatto. Ci saranno molti dungeon. Io cominciamo subito malissimo. Inizio a pensare che cercare questo world non sia stato. Abbiamo la mappa però. Bella idea. Fatti in rosso sono quelle che ancora dobbiamo visitare. Fatti in rigide sono quelle che abbiamo appena visitato. Sa che alla fine la ramaglia non è sparita del tutto. No. Non troveremo questo world. Almeno non con un nido come questo. Sai, forse è meglio se torniamo indietro. Torniamo sui nostri passi. Cerchiamo un'altra via d'uscita. Veramente? No, e mi sa che non si può. Oddio santo. Vabbè, però. Qua subito si comincia malissimo. Ok, andiamo subito male. Non lo so. Però. C'è un attacco melee? C'è? No?
Non c'è? Sì, più o meno, non si capisce. Vabbè. Sono nei guai. L'avrei visto? No, no, ci bastardi! Con questa fanno tre! Sì! Questa qui è la terza! Oh, merda! Ehi! Ascolta! Per quello che vale... È stato un buon amico. Amico? What the fuck, ragazzi? Va tutto bene. Sei al sicuro. Oppa. Oh, aspetta! Siamo amici. Siamo qui per dare una mano. Non posso resistere in eterno, boh! Voglio quell'abilità. Grazie. Tutto questo? Ma tu chi sei? Parliamo dopo. Dobbiamo muoverci. Eh sì. Altri. Sta un po' in difficoltà. Uno. Due. La pistola di Han Solo? Una vecchia pistola di Resica. Vabbè. Sono esausta. Dovrei cavartela senza di me. Ehi, possiamo ancora contare l'uno sull'altra. Giusto. Seguiteci voi due. Ce ne saranno altri. Ok, quindi siamo in quattro. In questo momento sono quattro NPC, però... Spero che magari si possa fare qualche multiplayer matchmaking e non solo tra gli amici. Non ho idea proprio. Ci sono un sacco di rute qua sotto. C'è qualcuno che ce l'abbia. Ecco che cosa percepivo al Ward. Aspetta. Vieni dal Ward. Merda. Forse allora esiste anche Babbo Natale. Sì, non è lontano da qui. Ma il passaggio per scendere è crollato. Dovremo trovare un'altra via d'uscita. Non c'è una luce, eh? No? Tutto così al buio? Ops! Oh merda. Beh, in quattro è un po' meglio. Direi. Le armi in questo momento fanno cagare. Almeno le mie, sicuramente. Il gunplay non mi piace molto, eh. Un po' statico. Ah.
solo 120 fps, sinceramente. Chi se ne frega se non si sincronizza con un po' il registrato delle varie piattaforme, però. Palla, diciamo così. Chi è? Ops, stavo in mano a uno, la tipa della squadra qua. Occhio, abbiamo. C'è qualcosa. La Ramaglia sa di aver perso, ma non se ne andrà senza lottare. È un boss? Bruttino, attenzione, che cazzo! Mamma mia! Prendi la pistola, ma più lo prendi, ma dove, che cazzo però? Capito però? Cioè, tipo lentissimo! Velocissimo lui, diciamo, di mangiare di vita, capito però? Ma ce l'ha proprio con me? È chiaro? Ma niente? Ampide qua, maledetta. Senti, si mette male. Vedo. Ecco qua, ce l'ha con me, l'ho detto io. Di mira. Come faccio a curarmi? Sì, non so. Questo è giusto. Ehi, tutto bene? Spari bene, viandante. Sì. Ma. Ho già fatto pratica. Ci scommetto, ma niente paura. Il Ward è un posto sicuro. Più sicuro di altri. Dunque, davvero è così? Cibo, acqua e gente che vive in compagnia di un vecchietto? Più o meno. Oh, aspetta, prendo dell'acqua. Sto bene, sto... Cassa. Putrefazione rude, sembrerebbe. Ma non ho mai visto un caso così grave. Sto bene. Non so perché tutti quanti... Dobbiamo portarla al Ward. E in fretta. La dottoressa è l'unica che può aiutarla. Sarà meglio darci una mossa. Prima che sia. Sì. Non lo so. Non lo so, anzi mi piacerebbe sapere quelli che di solito vedono i miei video cosa ne pensano di questo Remnant 2.
Io come al solito non mi spoilerò mai niente, per cui ho visto una mezza recensione, insomma, dicevano che era bellissimo, però io l'avevo già acquistato, ripeto, in day one, cosa che non dovrei fare più. Poi mi ritrovo cose senza così, guarda, neanche per bene, anche se questo dicono che andrebbe giocato, che dà molta soddisfazione, un GDR che dà molta soddisfazione, che poi un soft like alla fine purtroppo, cui insomma era un po' dubbioso, mentre la SOP. Questo è Riegler. Chiamami Riggs. Ho capito. Non preoccuparti, ci prenderemo cura di lei. Ecco, il Ward 13. Ehi, è tutto ok. Riggs ha ragione. Starà bene. Tu stai bene? Ho mal di testa. Ehi, Clementine. Ti prendo dell'acqua. Sto bene. No, tu non stai affatto bene. Hai solo bisogno di riposare. Boh. È il sindaco del Ward. Credo che questo faccia di lui il responsabile di tutto e tutti. Ascolta, vado a scambiare due parole con Ford e poi penso che riposerò, ok? Ho passato di molto peggio, sai. Ok, ragazzi. Dunque, viandante. La tua amica starà bene. Io sono Bo. Bo Ward. E questo è il Ward 13. Dovete aver fatto molta strada. Anche se il numero dei route si è ridotto, la strada è ancora pericolosa. Che ci facevate là fuori? Beh, finché ne avrai bisogno, qui sarai al sicuro, viandante. Non pensavo che altri sapessero cosa stiamo facendo qui. Mi fa piacere, a dirla tutta. Ehi, chiedi in giro se ti serve qualcosa. Inizia da Ford. Sono sicuro che vorrebbe incontrarti. Ok. Volevi chiedermi qualcosa? Figurati. Sono felice che siamo intervenuti in tempo. Avete risvegliato un nido di ramaglia. Era da un po' di tempo che non ne vedevo così tanta tutta insieme. Ah, merito di Wally. Ci ha avvertiti che stessi arrivando qualcuno. Poi è stata Clementine a trovarti. Credo abbia una specie di sesto senso per i root. No, no, quello è stato qualcos'altro. Clementine è fantastica, ma ha anche lei il suo fardello. Non ho idea di che cosa possa vedere, ma ci preoccupiamo per lei, tutto qui. Diciamo di sì. Facevo da guardia al vecchio Ward circa 20 anni fa. Davo una mano dove c'era bisogno, sai. Ma prima che il comandante Ford morisse, lei e il fondatore mi hanno messo al comando. Forse perché nessun altro voleva l'incarico. Non lo so. Ma il... grazie. Cosa posso dirti? Mi prendo cura di me stesso. Mangio bene, vado a letto presto e... è così. Bravo. Il comandante Ford diceva sempre che un leader che non si prende cura di se stesso non può prendersi cura degli altri. Giusto. Scommetto che l'aveva imparato dal fondatore. Lui è in giro da parecchio tempo, anche se come leader lascia un po' a desiderare. Nipote, in realtà. Il fondatore si faceva vedere poco in tempi. Ma il comandante Ellen era come una madre per me, per tutti noi del vecchio Ward. Lo trovo così ingiusto. Voglio dire, che lei se ne sia andata prima di lui. Però, quando l'ultima speranza viene meno, un'altra deve prendere il suo posto. Diceva anche questo. Non saprei dirlo. Il comandante parlava di lui come se fosse morto e sepolto ancor prima che nascessi. Dovresti chiedere a lui, immagino. Ma posso... di solito erregge il nostro cantastorie. Oppure prova con dente di fango se apprezzi le assurdità. Lui sì che sa volare con la fantasia. È incredibile, vero? Nessuno capisce come faccia. Nemmeno lei.
Ma hai presente l'unica che ha poteri? L'aria dopo che li ha usati diventa elettrica. Io voglio lei. Come voglio quando spunta il sole dopo un temporale. Lei è speciale, viandante. Ed è soprattutto tra me e lei. No, io non... Cosa? No, non mi piace. Cioè, sì, però non è così. Hai mai incontrato qualcuno come lei, viandante? Perché io... Guarda, non sono sempre stato un esempio di coraggio, capisci? Ma vedere in che modo combatte per gli altri, come è pronta a dare tutta se stessa, mi spinge a fare altrettanto. Io vorrei renderla orgogliosa, capisci? Si potrebbe dire che sia la mia fonte di ispirazione, forse. Ah, però tu non dirle niente di tutto questo. Vedi che è innamorato? Vabbè, ci vediamo più tardi. Fai come se fossi a casa tua, viandante. Noi siamo come una famiglia. Se hai bisogno di qualcosa, sai dove trovarmi. Ok, lui rimane così, impassibile. C'è qualcosa che vuoi dirmi, viandante? Ok. Fai come se fossi a casa tua, viandante. Noi siamo come una Perfetto. Famiglia. Quindi abbiamo esaurito il tempo. Perché avevo deciso comunque di fare un video breve, volevo capire un pochettino. Allora facciamo le mie prime considerazioni così. Allora, per quanto riguarda il titolo che è carino, il fatto che sia doppiato in italiano me lo fa apprezzare molto. Ci sono tantissimi dialoghi, tantissimi approfondimenti, già ho visto che ci sono tante cose belle. Graficamente, insomma, non è tutto sto capolavoro che, insomma, così sembra un po', sai, quasi un po' old gen. È strano, così, le animazioni così, anche dei già, mostri quando morivano, quando colpivano, anche lei quando saltava, insomma, no. Per me è un no da questo punto di vista. Ovviamente, insomma, il gioco va giudicato per tante cose. Non ritengo sia un capolavoro, però essendo GDR, essendo che multiplayer, essendo che in italiano, essendo che comunque l'ho preso, e di solito, insomma, il gioco che prendo prima o poi, insomma, comunque cerco di finirli, di giocarli, poi non sempre ho fatto così, questo è vero, ci sono alcune proprio cagatone che non le sopportavo. Vedo che qualsiasi cosa, vedo che si può parlare tipo con questa qua. Cerchi forza. Vedete? Di solito è nel magazzino. Vedete, adesso stavo così, nel frattempo parlavo con voi, stavo un po' cazzeggiando. Dovresti parlare con Ford. Non e sì, vabbè, adesso non faccio nulla perché sennò qua è un casino. Comunque, detto questo, ragazzi, il gioco, secondo me, insomma, vale la pena di fare qualche tentativo, di fare qualche prova. Non so se ve lo consiglio, sinceramente in multiplayer, secondo me forse darà forse un senso a tutto questo. Forse in single player, non lo so, con i bot che magari fanno un po' i cazzi loro e qui magari non c'è un più di danno. Non lo so, vediamo, è una sufficienza piena, non un 8, un 7, per me al momento. Poi le recensioni di multiplayer, FreeAI, chi se ne frega, per loro sono tutti capolavori. E quindi è il vostro portafoglio è sempre più sottile. Quindi, diciamo, io purtroppo sono ormai anni che purtroppo noto che non ci sta molta più oggettività nelle recensioni. Ma detto questo, io vi saluto e ricordandovi che, insomma, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo gioco. Ok, vi saluto e al prossimo video. Un saluto a tutti da Guitalia. Ciao! Sembra che presto pioverà. Bueno.